Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti on the road. Abbiamo rispolverato la Fiat.GPL Fire climatizzata con... Come cazzo si chiama questo? Proteggisole, non mi ricordo più, eccetera. Rigorosamente al contrario, perché questo non è il suo. E andiamo, signori. Oggi giornata uggiosa, ero in giro ero in giro a fare una consegna di auto a Piacenza e adesso torniamo verso casa. Ieri mi sono un po' lasciato andare e ci ho preso troppo la mano e in cucina ieri avevo 32 gradi. Porca troia, mi stavo sciogliendo. C'è da dire che adesso le due stufe a legna, una in salotto e una in cucina. Veramente non ho mai avuto così caldo a casa mia, perché l'anno scorso ho fatto un inverno da un lato, nella zona studio, salotto, eccetera, super caldo. Però nella zona cucina, bagno, camera da letto, dovevo accendere i termoconvettori a GPL che mi costano un sacco di soldi. E allora, come vi ho detto, quest'anno ho bucato il tetto. Stufa legna. C'è da dire che veramente, veramente ho preso una stufa della Nordica da un mio amico, usata ma praticamente nuova. Quattro pezzi di legno scaldano come ore e ore di termoconvettori a gas. Veramente tanta roba. Allora, signori, la potenza del corpo umano al gorilla non serve una laurea per vivere in salute. Primo manuale di igienismo sul campo. 15 anni di errori, prove, herpes zoster, problemi di salute, bordelli, notti insonni a studiare, tentativi. Tutto quello che ho imparato, tutto, tutto, l'ho condensato in un libro che è ormai praticamente finito, in fase di revisione. Ed è in prevendita a libri @pietrobisanti.it. Fatevi un regalo oppure continuate a leggere i libri dove. Sì, vogliamoci tutti bene. Trionferà l'amore. No, forse non avete capito che se non vi salvate, non vi salva mai nessuno. O meglio, la provvidenza vi può dare una mano, ma dovete essere i primi a darvi una mano. Dal mio punto di vista non avrei passato ore e ore a scrivere un libro se non avessi avuto, sì, sicuramente avrò il mio tornaconto morale, economico, ma devo credere fermamente, come sempre, in quello che faccio. E dal mio punto di vista è un'opera veramente, veramente. Sono contento di averla fatta adesso e non anni fa, perché ho avuto bisogno di capire altro e di sperimentare ancora. Allora, ho detto tutto, sì, ed ora a bomba! Allora, ho sento, diciamo, un altro ragionamento complesso, complesso, profondo, quando sento, fatti un giro negli ospedali, guarda le immagini dell'ospedale di Gaza bombardato e vedrai che i tuoi problemi ti sembreranno un cazzo. Questo discorso è un discorso che condivido fino a un certo punto, e cioè condivido solamente in parte. Sicuramente viviamo in un luogo, in una società che porta a enfatizzare e a sovradimensionare la portata dei problemi che noi abbiamo. E quindi siamo sempre lì a lamentarci, perché l'altro giorno ero in bicicletta, parlavo con mia sorella, non avevo ancora comprato adesso il super porta cellulare che ho per bicicletta, impermeabile, estensibile, ma avevo un porta così, un porta
cellulare che avevo ricavato da una vecchia custodia, bucata e poi attaccata con le fascette, insomma le mie cose che ogni tanto faccio, le mie cose artigianali, tipo queste bellissime custodie che dipingo io, no? Comunque mi vola giù il telefono, naturalmente avevo appena tolto il giorno prima la pellicola perché mi si era rotto, ho detto ma sì, la vado a cambiare, mi si spacca il vetro. Come vedete adesso il vetro è perfetto perché sono andato ieri a sistemarlo, ne ho approfittato per cambiare anche la cornice. Sì, qualche bestemmione ti parte quando spacchi il telefono, però vi devo dire la verità. Sono arrivato a casa molto flemmatico. Me ne sono scassati i coglioni. E il giorno dopo, cioè ieri, sono andato a sistemarlo. Allora, verissimo, in questa società noi esageriamo con i problemi, cioè esageriamo in relazione all'importanza che diamo ai problemi che in realtà non ne hanno, no? Cioè il cellulare che si rompe, arrivo in ritardo al lavoro, sono tantissimi problemi, ma dobbiamo cominciare però a capire una cosa. Meno ti carichi di responsabilità, meno problemi potrai avere. Se adesso perdo il mio portafoglino che ho comprato in Turchia, tra parentesi, bellissimo, sarà veramente Gucci? Non lo so, non l'ho chiesto alla signora di Istanbul se è veramente di Gucci, non lo so. Avendolo pagato quanto? 200 lire turche, non lo penso. Ma se perdo questo portafoglino qui, perdo bancomat, carte di credito e un bel po' di cose che ho dentro. Sì, non sono mica morto. Sì, non mi butto certo da un ponte. Però perdere questo portafoglio significa passare mezza giornata a bloccare le carte, non avere la possibilità di prelevare, doversi mettere a rifare la patente, la carta d'identità, un casino. Lo sappiamo benissimo, no? E quando a uno girano comodamente i coglioni perché gli rubano o perde il portafoglio, è normale che se tu sei una risorsa, anzi chiamiamoli col vero nome, clandestini che arrivano sulle coste, perché io quando ero carabiniere li ho sempre chiamati clandestini, non so perché adesso si chiamino migranti, non lo riesco a capire. Chiunque arriva non passando per le frontiere ufficiali è un clandestino. Questo lo dice la legge, poi ognuno interpreti come vuole. Comunque, se tu sei un clandestino che arriva sul barcone e hai solo te stesso, è normale che non te ne frega un cazzo. È normale che non hai problemi a perdere carte di credito, è normale che non hai il problema che qualcuno usi la tua carta di credito. Se tu sei su un autobus e l'autobus buca tutte e quattro le gomme, tu te ne sbatti i coglioni, scendi dall'autobus e ne aspetti un altro. Se sulla tua macchina ti si bucano due gomme e hai solo una gomma di scorta, è una rottura di cazzo. Devi aspettare, chiamare il carro attrezzi, eccetera. Se vivi in una capanna dell'Africa e la luce ti viene data unicamente dal ciclo, giorno e notte, è normale che nessuno potrà venire a chiederti una bolletta. Ero con ERA come gruppo di corre di gruppo che fornisce servizio di energia elettrica, avevo delle bollette spaventose, ho cambiato, ho fatto domanda per cambiare con Eni Plenitude e casualmente 3 giorni prima del cambio con Eni Plenitude, ERA mi chiama e mi fa una super offerta. Adesso andrò a pagare la metà. Ma se ho una casa e vivo anche con la corrente elettrica, devo occuparmi anche di questo. Se hai figli, se non hai figli come in questo caso me, però comunque hai 2 cani e un gatto, la pancia gliela devi riempire. Non è che poi, io mi ricordo quando avevo ancora la mia meravigliosa Gorica, quando ero fruttariano che avevo un sacco di problemi alla schiena, mi
un giorno ho preso un colpo della strega tagliando la legna e sono rimasto paralizzato una settimana a letto. Dopo 3 giorni che la mia cagnolina non mangiava, mi si è piazzata davanti, io l'accarezzavo e lei, mi ricordo benissimo, lei spostava la testa perché delle mie carezze non gliene fregava un cazzo di niente, lei voleva mangiare. Allora ho preso un bastone di legno, mi sono alzato e con enorme dolore sono arrivato al macellaio. Se avete figli e il figlio ti dice mamma mi dai i soldi per la merenda e tu non ce li hai, sono cazzi. Se hai una capanna nella foresta, non te la può venire a portare via la banca. Se hai una casa e non paghi il mutuo, questo è un problema. Oh, secondo me, dal mio punto di vista, mio, bisogna capire 2 cose. La prima è capire quali in realtà non sono proprio problemi, cioè evitare di perdere tempo proprio sulle cazzate. Ma dobbiamo renderci conto che se vivi nella foresta e non hai un lavoro, non puoi perdere un lavoro, ma se tu ti sostieni attraverso un lavoro e questo lavoro lo perdi, per il singolo questo è un problema. Quindi fare discorsi tipo tu ti lamenti, mia mamma è morta di cancro, non ha nessun senso logico. È un discorso che non regge, perché se tua mamma è morta di cancro, ma io vivo nel buio e al freddo, tua mamma è morta di cancro, ma adesso non ha più quei problemi, io invece ho tuttora quei problemi. Cercate di capire il discorso che voglio fare. Quello che va sviluppato non è tanto la resilienza, che la resilienza secondo me è un modo negativo di affrontare i problemi. La resilienza è prendo continuamente calci in faccia dalla vita, però mi rialzo. Il discorso corretto dovrebbe essere: prendo calci in faccia dalla vita, ma oltre a rialzarmi, la vita la mordo, la vita l'affronto, la vita la mangio, la vita la cavalco, no? Allora, dal mio punto di vista, quello che ognuno dovrebbe sviluppare, e niente può prescindere da un'alimentazione corretta che ti dà veramente un sacco di forze mentali e fisiche, è la reazione che noi abbiamo ai problemi. Guardate che paradossalmente la gente scatta di più quando si vede triplicare la bolletta della luce piuttosto che invece quando in ospedale gli giustiziano la madre intubandola. Perché questo accade? Sembra un discorso paradossale, ma non lo è. Perché la morte in realtà porta via tutto. Il disagio acuto e comunque in una finestra temporale ristretta, mentre per esempio stare senza corrente elettrica o a morire di freddo in casa è un disagio che non ti dà sosta. Ecco perché la gente scatta di più con quello paradossalmente, anche se dovrebbe scattare molto di prima per cose molto più gravi come la mamma giustiziata in ospedale. E allora, dal mio punto di vista, quello che bisogna abituare il proprio corpo e la propria mente a fare non è dire, vabbè, no, il famoso detto mal comune mezzo gaudio, no? Cioè, vabbè, mi ha lasciato la mia ragazza, però guarda anche il mio amico, è stato lasciato anche lui, anche lui, anche lui, non serve un cazzo. Quello che noi dobbiamo abituarci a fare è ad avere delle reazioni propositive ai problemi, che è l'unica cosa che ci salva. Sapendo che i problemi sono ciclici nella vita, non possiamo fare altro che affrontarli. Guardate che un buon 90% lo fa l'alimentazione, perché l'alimentazione voi dovete osservarvi. Osservate i vostri stati di nervosismo e osservate come reagite alle problematiche. Se vi cade il telefono dalla bicicletta e voi dite vabbè, capitato, se cominciate invece a rimuginare tutto il giorno per il telefono, significa che il problema in sé, vi dirò un'altra cosa che vi stupirà, ma è proprio così. In realtà, la maggior parte delle volte per cui si hanno delle reazioni abnormi ai problemi,
non è per colpa del problema in sé, ma è la reazione che voi avete al problema, ma che non è solo farina del vostro sacco. Cioè non è solo il fatto di dire va bene, io penso, faccio un esempio. Quando le storie d'amore finiscono, ci sono persone che hanno reazioni violente o persone come me, ad esempio, che hanno reazioni intelligenti, no? Che non significa non soffrire, significa però dare un senso a quello che è successo, guardare le cose in maniera... No, aspettate che arriva.